Eccoci con Maurizio Giovannoni, presidente di Old Ranch Fondi. Oggi non è andata benissimo per l'Old Ranch. Primo tempo ha retto bene questa finale con Città del 21, secondo tempo c'è stato qualcosa che non ha funzionato e quindi hanno vinto, credo, meritatamente il Città del 21. Che ne pensi? Sì, sul merito della vittoria indubbiamente, forse il punteggio è troppo largo. Si sapeva che era una partita dura, difese forti tutte e due, e chiaramente chi segna prima l'aveva vinto. Non abbiamo sfruttato nel primo tempo forse qualche occasione che poteva servire a sbloccare la situazione, poi alla fine hanno segnato loro e meritatamente poi sono andati sull'entusiasmo, sul vantaggio, niente da dire sulla vittoria. A parte il primo tempo giocato alla pari con Città del 21, che cosa non ha funzionato nel secondo tempo nel lontanaggio? Ma nel secondo tempo, ecco, è emersa l'esperienza delle squadre. Il Città del 21 è un pizzico più esperto di noi e a noi serviva andare in vantaggio, come nella partita di campionato. In partita di campionato siamo andati in vantaggio, abbiamo difeso bene e poi abbiamo anche avuto lo spazio per far male in contropiede. Mentre così, dovendo fare la partita poi, è l'esperienza, quindi ragazzi, poi alla fine c'è un gruppo di ragazzi di 25, 24, 23 anni, l'età media è molto bassa, per cui il fattore della semifinale si sente. Dopo il primo gol la squadra mi è sembrata tirata. Sì, no, infatti come si è subito il primo gol, che poi ma è il tipo di partita che secondo me incide in questo modo, perché giustamente se segnavamo prima noi lo stesso handicap forse lo subivano i cittadini di Romania, perché poi si dovevano recuperare. Dover recuperare con delle squadre che sappiamo che sono forti in difesa è difficile. Si è andata, ecco, forse si è esagerato con il punteggio, perché poi abbiamo lasciato un po' troppi spazi per bisogna calcio 5, bisogna stare sempre in partita fino alla fine. Se molli sei finito. Vabbè, comunque il campionato è stato positivo per tutti, per tutta la 30 giornate, quindi questo finale può servire per essere in grado di oro. L'anno scorso c'era stata la possibilità minima di essere ripescati, quest'anno forse qualche possibilità in più. L'altro anno siamo stati l'ultima squadra non ripescata, c'è stato molto rammarico, per cui quest'anno poi, ecco, in conseguenza a quel non ripescaggio abbiamo perso all'inizio del campionato 3-4 elementi di quelli che erano importanti nell'economia della squadra. E siamo dovuti ripartire di nuovo da un gruppo diverso. Poi, mano a mano poi col lavoro ci sta, alla fine arrivi in quella posizione perché il lavoro ci sta. Però ecco, se lascia troppo tempo all'inizio dovendo ricostruire. Prossimo anno mo non so come saranno le graduatorie, se ci sarà possibilità di essere pescati, ma non so se l'uscita della semifinale può servire, ma se si riparte dalla D forse, ecco, penso che ci sia qualche ritorno importante dell'anno scorso. Se facciamo la D la facciamo in un certo modo, se eventualmente se bisogna fare la C2 riusciamo a fare ripescaggio, va benissimo, ci attrezzeremo per la C2. Parliamo di questa finale adesso. Città del 21 sembra che abbia vinto la briglia, quindi una finale o a Terracina o a Latina che si giochi per il primo posto, quindi bella partita, no? Sì, no, penso di sì. Io mi auguro che la giochino a Terracina almeno, perché sennò, cioè, se la giocano a Latina è come se la giocassero in casa della briglia, cioè come noi qua abbiamo giocato quasi fuori casa perché stanno più vicino da fuori nel Minturno. Però ecco, penso che sia una bella partita, perché Città di Minturno forse a noi ci soffriva un po' a livello di gioco. Se è una squadra che se gioca mentalmente scarica, il Città del 21 può vincere con qualsiasi squadra. Non so il valore delle altre squadre, ho fatto secondo visto la finale del Minturno con il Sezze, se la sono giocata poi a prescindere dall'episodio finale, se la sono giocata alla pari, per cui se la prima nostra erano alla pari, la prima loro l'ho vinto con un bel distacco. Io la quarta loro l'ho vinta abbastanza tranquillamente con Città di Latina, il Cimil. Io penso che il Città di Minturno abbia buone possibilità di poter vincere. Chiaro, una partita secca c'è stata di tutto. Sì. L'importante per Città di Minturno, ecco, li conosco un po' i ragazzi, devono stare tranquilli. Se sono tranquilli mentalmente riescono a fare risultati. Se vanno un po' fuori di testa è difficile recuperare per loro. D'accordo, appuntamento fra un po' di tempo per parlare del futuro dell'Old Ranch. La ringrazio. Grazie a te.